ricordo che quando cominciamo noi a Canale 21 a far parlare un po' la gente con filo diretto, sembra uno scandalo, cioè come fate a parlare le persone in televisione, chissà che porcherie possono dire. Oggi invece tutti quanti, grazie a Dio, è invaso questa mania di far parlare il popolo, quindi vediamo che quasi tutti i comunicati, sempre con tanta gente che parla, tanta gente che esprime il proprio pensiero, che è una cosa molto bella. Io perciò creai la televisione, la creai perché ho la speranza che tutti potessero esprimere liberamente il proprio pensiero, potessero praticamente non dipendere dai partiti politici e soprattutto protestare le autorità quando non facevano il loro dovere. Fu la prima televisione libera italiana e nacque a Napoli il 23 dicembre 1966. Telenapoli trasmetteva via cavo grazie all'invenzione dell'ingegner Pietrangelo Gregorio, che vanta oltre 300 brevetti, ed oggi in occasione del suo 90° compleanno è stato insignito con una targa e con la medaglia della città per la sua attività di pioniere della libera diffusione delle immagini e delle parole, avendo creato a Napoli la televisione più diffusa d'Europa negli anni 70. Telenapoli fra i suoi primati ebbe quello di riuscire a trasmettere per la sola città di Napoli il Festival di Sanremo a colori, mentre la RAI era ferma ancora a bianco e nero. Gregorio in seguito fondò anche altre TV come Canale 21, chiamata così in omaggio all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di espressione. Stiamo completando un poco la televisione tridimensionale, no? L'abbiamo trasmesso per 2 anni su Telecapri, è andata abbastanza bene, quella che si vede su tutti i televisori, senza bisogno di cambiare televisore. Ora stiamo facendo le mostre dell'arte tridimensionale, in maniera che le opere d'arte possono essere viste direttamente a 3 dimensioni in ogni comune, quindi ogni comune può tenere, non so, la Pietà di Michelangelo, può tenere le più belle opere e vederle come se fossero vicine, invece sono a 3 dimensioni. Questo stiamo facendo, piano piano, poi no, non è che si può fare molto. I talenti napoletani e meridionali sono davvero tantissimi. Oggi dare un riconoscimento all'inventore della prima TV libera italiana, 1966, ancora una volta made in Naples, è una cosa molto bella, è segno un po' dell'Archimede napoletano, della tanta creatività che c'è sempre stata in questa città. Forse negli ultimi tempi si stanno dando i giusti riconoscimenti a chi magari per troppi anni è stato dimenticato.